futuro dell'Italia. Adesso, grazie agli studenti, al loro movimento e al movimento dei precari che ha acceso la città di Pisa, stiamo cominciando ad essere più visibili. Siamo la prima notizia su Repubblica Online, finalmente! Ma dobbiamo fare ancora di più. Stanno cominciando altre iniziative, riprendono le lezioni in piazza organizzate dagli studenti della Facoltà di Scienze, come vedete sullo striscione. Repubblica vuole 13.000 euro per un rettangolo sulla sua pagina. Questi sono i prezzi speciali per l'Università di Pisa. Io chiedo che l'Università di Pisa sia sede di sottoscrizione per conquistare, a spese dei docenti e dei dipendenti dell'Università e forse un pochino anche degli studenti, possiamo scrivere questa pagina per fare vedere che ci siamo. Un'altra cosa che si possono fare sono i necrologi. Un'altra cosa che si può fare è andare in molti, in tanti, tutti alla manifestazione indetta dai sindacati il 21 a Firenze ed essere tutti alla manifestazione del 23. Chiedo anch'io che il Senato accademico si riunisca in seduta aperta e che il rettore risponda alle richieste degli studenti ed inoltre... posizione in sede alla CRUI.